Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mentre aspettiamo di parlare di calciomercato in casa Juve, che un po' fatica ad ingranare, ma chiaramente le motivazioni sono note, anche se qualcosa in queste ore si sta muovendo, come sapete si parla tanto di cosa? Del campionato arabo. Dallo scorso inverno, da quando è stato acquistato, lo scorso anno, da quando è stato acquistato Cristiano Ronaldo, il campionato arabo sta lentamente, neanche troppo, decollando. Come sapete, sta prendendo fior fior di giocatori, Milinkovic-Savic, si parla di Verratti, Brozovic, Benzema. Si parla anche addirittura in queste ore anche di Mbappé, che sembrerebbe aver avuto un'offerta da una squadra araba con un PSG che avrebbe accettato una barca di centinaia, quasi milioni di euro. Ma fondamentalmente si parla di questo campionato che sta poco alla volta prendendo il meglio che l'Europa ha offerto in questi anni. E questo di fatto è un problema. Come sapete, anche tra l'altro, lo stesso Messi via del PSG e va, è andato all'Inter Miami nel 2006, quindi di fatto il campionato europeo per la prima volta, il campionato europeo inteso come tutte, insomma, le leghe europee, francesi, italiane, eccetera, eccetera, si trovano private di Ronaldo e Messi allo stesso momento, quindi questa è la prima volta effettivamente, se ci pensiamo, che avviene da 15-20 anni a questa parte. Questo è un impoverimento di quello che è il campionato europeo, inteso come il mondo UEFA e le sue declinazioni nazionali. È una cosa che forse deve metterci anche un po' un pensiero, un dubbio, una paura. Ma questo campionato arabo dove vuole arrivare, dove vuole sfondare, quali sono gli obiettivi? Sappiamo benissimo che l'Arabia Saudita si era inizialmente proposta per il campionato mondiale 2030 e rispetto a questo ricorderete anche che lo stesso Neymar, quando al PSG ci fu tutto un discorso inerente all'acquisto che in qualche modo figurava anche il campionato mondiale in quelle parti, il Qatar, adesso è stato appena adesso, l'Arabia Saudita nel 2030, si dice che il abbia in qualche modo rifiutato, insomma, la proposta stessa, autorifiutato, si sono tirati indietro rispetto al 2030, fuori del 2034, come per dire, vogliamo un po' più di tempo per rafforzare il nostro dominio calcistico e non solo, chiaramente economico, e avere un po' di tempo. Ma se pensiamo al 2034 mancano 11 anni, quindi se dovessero in qualche modo portarsi a casa anche il mondiale avrebbero un campionato, quello dei club, molto forte, perché se questa è la prima finestra di mercato, non mi immagino le altre, le prossime, e avrebbero anche una grande attenzione, un focus importante in Arabia Saudita col mondiale. Focus che se vogliamo allargarlo poi si porta a tutto il mondo arabo, perché il Qatar, c'è appunto l'Arabia Saudita, magari in futuro c'è il Kuwait, eccetera, 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 tutti questi stati molto molto ricchi. Diciamo che ci sono tante motivazioni alla base, perché il calcio, insomma, come mezzo. Il calcio come mezzo, si parlava anche di sport washing, quindi utilizzare lo sport in questi paesi in cui i diritti umani non sono così tutelati, lo sport come, insomma, immagine di facciata per nascondere altre cose, veicolare, insomma, un messaggio di sportivo senza in realtà facendo dimenticare quello che sta dietro. Ma fondamentalmente c'è una cosa che al mondo arabo farà 20 30 anni andrà a mancare il petrolio. Quindi è chiaro che in qualche modo gli stessi arabi, che stupidi non sono, in qualche modo vogliono investire su dei mercati alternativi per fare i soldi che in futuro potrebbero non fare grazie alla mancanza del petrolio, contando che sì, in qualche modo l'energia dovrà arrivare con tutto il mondo delle rinnovabili, ma di fatto ora sono i primi fornitori di petrolio al mondo, probabilmente insieme ai russi e pochi altri, e quindi verranno privati di questa cosa qua. Rispetto a questa cosa qua, per l'appunto, il calcio sembrerebbe un obiettivo. Quindi qualcuno ha anche già fatto il paragone, ma la Cina ricorderete che fece degli investimenti molto particolari, dei privati fecero investimenti, tra cui l'Inter, posso pensare, ma anche prima dell'Inter, penso a tutti quei giocatori, Tevez, Oscar, che andarono appunto in Cina, ma furono delle cose molto particolari, poi bloccate, sono anche molto particolari, va detto, poi bloccate dallo stesso governo cinese. Non si è mai capito quale fosse la reale intenzione, ma poi la Cina è un po' scesa. USA sappiamo che questo campionato in cui intanto portano Ibrahimovic, portano Messi, ma poi rimane sempre abbastanza in bilico, senza grandi esploit. Sembra invece che l'Arabia Saudita voglia fare sul serio rispetto a queste, insomma, tutti noi spereremo come europei, no? Che facciamo parte di questo calcio europeo, lo seguiamo, che in qualche modo si spenga un po' il tutto come la Cina. Però sembra che le intenzioni siano molto diverse e anche l'organizzazione e anche i fondi stessi, visto che stanno dando veramente soldi a tutti questi calciatori che stanno prendendo. E quindi qui il tema va portato a un'altra questione. E cosa, che fine farà il calcio europeo? Perché di questo parliamo. Sappiamo che c'è una Premier League molto forte, che venderà e vende adesso e venderà anche dopo quando c'è un campionato arabo più forte. Quindi, insomma, i competitor saranno la Premier, saranno il campionato arabo e poco altro, con un campionato europeo che andrà sempre più a cadere se non viene fatto qualcosa a livello di UEFA. Questo
Quello che potrebbe portare, potremmo vedere in futuro, è in qualche modo la caduta definitiva del calcio europeo, così come lo conosciamo. Ora qualcuno potrebbe dire che il calcio europeo comunque si fonda su una cultura calcistica molto decennale, secolare quasi, quindi chiaramente non sarà facile togliere il primato, però chiaramente toglie un po' di giocatori e sapendo, lo stesso Andrea Agnelli, citiamolo già subito, diceva questo, ormai i tifosi, follower, i fan, seguono i calciatori, non più le squadre. Rispetto a questa cosa qua, che effettivamente ha senso di esistere, purtroppo per fortuna, ma è così, è una lettura molto vera della realtà. Se i calciatori si spostano, i tifosi guardano altro. E contando che l'Arabia Saudita, almeno per tutto il mondo europeo, come tipo di fuso orario siamo più o meno lì, il calcio è molto seguibile. Non parliamo chiaramente del calcio orientale o di quello statunitense che ha fusi orari totalmente diversi, quindi molto difficile per un europeo seguirli in tempo reale. Parliamo di qualcosa di molto vicino geograficamente a noi o relativamente vicino. E quindi, se è vero quanto dice Agnelli, quando disse Agnelli qualche tempo fa sul fatto che i giocatori vengono seguiti non più le squadre, questo potrebbe essere un problema. Un problema che, come sappiamo, era stato parzialmente, almeno per l'idea, con tutte le motivazioni che possiamo anche trovare, non superato, ma insomma una risposta era stata data da Agnelli stesso insieme a Perez e a pochi altri con la Superlega. Una Superlega in cui i club fossero portatori di un interesse comune e fossero i proprietari, tra virgolette, di questa Lega, Superlega, senza il filtro di un ente come la UEFA che definisse tutte le cose, che filtrasse anche la questione economica dei diritti. Ma come sapete, poi tutta la guerra tra UEFA e Superlega con Agnelli in primis, che adesso in qualche modo, anche di cui la Juventus sta anche pagando in qualche modo questa potenziale esclusione di cui non si sa ancora l'esito, beh insomma questa è la questione era questa. L'UEFA non ha dato alcuna risposta, le leghe nazionali che sono chiaramente succubi della UEFA non hanno dato risposte, si vedono impoveriti perché l'unico obiettivo dell'UEFA in questi anni è stato arricchire l'UEFA stessa e chiaramente le persone al suo interno, tipo Ceferin in primis, senza valorizzare chi produce veramente il valore, che sono i club. La Superlega è stata boicottata in tutti i modi, sicuramente possiamo anche dire che ci sono stati degli errori di pubblicazione, di pubblicità rispetto a questa Superlega, ma ovviamente al di là di questa prima, vi ricorderete il primo format proposto, il secondo successivo, proposto da A22, che è questa società che regola la Superlega, era una proposta molto più allettante, molto più interessante, che la UEFA ha voluto continuare a combattere. Quindi nel momento in cui i club non possono gestire le ricchezze che producono, sono club molto più poveri rispetto a club come quelli arabi che i soldi ce li hanno da spendere in questo momento, una UEFA che di fatto è un ente, in qualche modo, non sovranazionale, ma insomma un ente sopra i club che gestisce dei soldi, tra l'altro intascandone buona parte, si arricchisce la UEFA, chiaramente anche sempre meno, perché poi i diritti della Champions League e così via, probabilmente varranno meno nel momento in cui l'interesse si spostasse più a sud-est, e quindi di fatto i campionati anche nazionali, soprattutto quelli che sono già in difficoltà, in primis quello italiano, chiaramente dietro, chiaramente forse ancora al campionato inglese, che chiaramente ho detto prima, ma anche quello spagnolo, ecco, queste leghe nazionali si troveranno sempre più povere. La Juventus sicuramente già affronta un periodo di povertà dovuto a tante questioni. Ma gli altri club, quelli che non hanno il nome, quelli che non possono permettersi giocatori importanti, che saranno appetibili per il pubblico, diventeranno sempre più poveri. Diventeremo un campionato di Serie B noi, con un campionato di Serie A che sarà gestito solo dagli inglesi, con la Premier, e dagli arabi con la loro Superlega, come si chiama, che non mi ricordo. Da questo punto di vista forse Andrea Agnelli ce l'ha visto giusto. Ora, chiaramente forse Agnelli aveva anche altre intenzioni, cioè non è che volessi in prima battuta contrastare l'impero arabo, no, che si sta diffondendo come si diffuse tanto tempo fa, ma forse tra le motivazioni c'è anche questa, cioè sicuramente la motivazione di portare quanto più utili, quanti più profitti, quanti più ricavi ai club stessi, quindi non avere il filtro dell'UEFA, c'è sicuramente come prima motivazione questa battaglia, questa lotta con l'UEFA, ma magari contando che le persone che hanno portato avanti la Superlega non erano improvvisati, credo che un minimo di sentore, un minimo di conoscenza del mercato internazionale arabo compreso ci fosse. E rispetto a questo, forse la risposta era appunto correlata a questa motivazione. Se pensiamo che chiaramente la Premier League da sola fa un botto di introiti, l'Europa divisa in stati, a parte i due o tre campionati buoni, di cui anche la Serie A chiaramente non è neanche più, ma penso a quello spagnolo, stanno diventando sempre più, in qualche modo, più povere. A parte forse secondo me un Real Madrid che continua a fatturare, a farsi i cavoli suoi, a parte il Real Madrid c'è un impoverimento dei campionati europei che chiaramente non potranno da soli, nemmeno con l'UEFA per i motivi di prima, fronteggiare l'avanzare di nuovi campionati. Ma anche quello statunitense, ragazzi, ora Messi è andato lì e qualche soldo l'ha tirato fuori, quindi anche questi porteranno tanti tifosi, no? Tanti sudamericani guarderanno Messi.
che sta in Nord America, quindi con lo stesso fuso, eccetera, eccetera, i soldi un po' si sposteranno per di là, un po' si sposteranno in Arabia, e noi cosa resta? Questo lo vedremo. Però forse, al di là di tutti gli errori che ha fatto Agnelli, che hanno fatto tutti la comitiva, no, della Superlega, non è che magari ci avesse visto lungo, anche in modo preventivo, e certo, sicuramente questa cosa qua era anche per tutelare interessi, non suoi personali, ma quelli della Juventus, più o meno direttamente, ma rispetto a questi interessi c'era anche l'interesse di andare contro un interesse specifico di parte, quello di Ceferi, della UEFA, e di contrastare questo potere totalmente inutile, totalmente veramente dispotico quasi. Però a quanto pare non è stato ascoltato, è stata trovata una lotta, è stato eliminato dal calcio che conta, così come è stata eliminata la Juventus dal calcio che conta, con le penalizzazioni in ambito nazionale che di cui non conosciamo, e la probabile, poi si vedrà, eliminazione della Conference League. Non che ci cambi tanto, ma questo dà in qualche modo il peso di quello che la UEFA pensa nei nostri confronti. A parte questo, ragazzi, stiamo molto attenti, nel senso che noi alla fine ci cambiamo in poco, però forse il calcio, così come lo conosciamo, al quale ci eravamo abituati, no? Noi come primi assoluti all'interno del panorama internazionale, potrebbe cambiare, e bisogna vedere quanto noi andrà bene questo cambio. Perché poi potrebbe essere che la Juventus non sia più riconosciuta, se non per un discorso prettamente storico, come un grande club, perché i grandi club hanno i grandi giocatori, e se non possiamo permetterceli, non dico domani, quest'anno, prossimo anno, ma fra 5-10 anni, le motivazioni sono da ritrovare in questi ultimi anni, parliamo degli ultimi 3-4 anni, non di più. Detto questo, ragazzi, commenti qui sotto, come sempre Forza Juve, alla prossima. Forza Juve, la partita di me chi la chiude? Non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese. Prendi la gente, seguile con il marchese.